Sono buttata in terra come il peggio Rom. Per provare la piastra dell'ace vivi, questa qua è quella che fa i boccolini, che ha una forma veramente Adano, cioè sembra un buccio de culo. Come si chiama? Aspettate che prendo. Si chiama ace vivi pro SDR color, ovvero che cazzillo che fa i boccoli. Mi sono anche lavata i capelli e pettinata proprio per voi, perché era 6 anni che non mi lavavo i capelli. Pensate, cioè, lo sforzo. E niente, ora proviamo in diretta se funziona o non funziona. Se non dovesse funzionare e mi rimane attaccato, cioè, non è bello perché dopo un po' pesa. Ho messo 220 gradi. Ah, porca la brucia! Fa da 140 a 230 gradi. Io ho messo 220. Scusate, non mi ricordo. 220? Sì. Ho chiesto il consulto della mia parrucchiera di fiducia. Che mia parola di merda. È tipo la decima volta in 5 minuti che gli chiedo i gradi. Prima o poi mi manda qualcuno. Allora, prendiamo questa ciocca. Proprio bella visibile, così se ci fossero dei danni. Vadi. Cosa che rimesciamo un gatto. Qua c'è la mia amica Bonnie. Ma quanto carina! E andiamo di boccolando. La parte con la scritta va sempre rivolta verso la testa. Ho letto che i ricci, i boccoli possono venire in senso orario, antiorario e auto. Che cazzo vuol dire? Non si sa. C'è un lancio di gatti qua. E andiamo. Ho tanta paura. L'ho messo nel buco, ho detto così sembro cicciolina. Sì. Ok. Bisogna aspettare il primo T e poi altri due TT. Oh, molto bene. Che bello! Che bel boccolino! Ma sai che io è anni che desideravo avere una cosa del genere, cioè proprio l'ho cercato per mesi e mesi e mesi e finalmente il prodotto per fare sta cagata, sta cosa bellissima l'ho trovato. Ora ne facciamo un altro. Guarda che ti ci metto la coda, ci metto un attimo io, sbalecchiera, ma pepe. Avete visto come risucchia? Uno. Vabbè. Questo già è più carino, cioè, beh, bella un'altra roba, però è più carino, non trovi? Attenzione, perché la nostra parrucchiera di fiducia ha esclamato un bel voto da 1 a 5. Da 1 a 5? 5. 5 calci nei denti, per, 5 perché c'è. No, bello, è il buccio del culo, però. Ora facciamo anche questo davanti, che ne pensi? Una bella idea? Però giralo verso sinistra. Quindi verso sinistra. Ok. Ok. Mettiamo. Ma è dentro? Sì. Non lo vedo. Sì. No, se non cazzillo fuori. Ok. Se lo prendi. Cos'è sto rumore? Io non ho sentito P e la cosa. Ah, molto P e niente. Ma guardate che bel look. La fashionitude, cioè proprio. Bello, bello, bello. No, però dai, non è così male. Poi solo devi girare invece verso destra. Questo verso, avete capito? Parte sinistra verso sinistra, parte destra verso destra. Cioè, ciapa l'idea e porta a casa. Ha capito? Cioè, qua stiamo veramente. No! Che cazzo fa? Ah! No, perché si sta abbassando a 200? Ma non capisco un cazzo io. Ok, questo verso destra, avete capito? Cioè, Un po' zitto. è vero, sembrava forse. Avete capito, ne? Se non vai indietro, botte. Alace vivi. Sì.
Questo cazzillo, quel Viagra, cos'è? Che roba? Ma guardate che conciato. Guardate, qua c'è quello il prima e il dopo. Prima come ero tutta in disordine, ero ancora peggio. Cioè ora sembro veramente uscito da un orgione con i capelli a cazzo de ca. No, no, bello, bello, bello. Ora proviamo con i piedi della figa. No, a parte gli scherzi. Proviamo a fare auto. L'R. Adesso è auto, vediamo che cosa succede se premiamo auto. Perché questo è left, questo è right, notate la differenza infinita. E questo è nel buco? Sì, questo riprende. È morto qualcuno? Che cazzo è? Pazienti in corso, che cosa facciate? Che cosa è morto, signora Cevivi? È l'auto. È l'auto in doppia fila. Allacciate le cinture. Mi piace tantissimo quando risucchia. Hai detto così, suona anche malissimo però. Ora parliamo di proprio ma cos'è? Ma cos'è? Sembra un tarzanello. No, è troppo lento. Proviamo a mettere una ciocca più grande. Che magari cioè scusate, ora io non vorrei capire. Vabbè, gli stronzi che mettono sti boccoli qua sono larghi così. Qua dentro al buscio del culo non ci stanno. No? Ora mettiamo una ciocca. Rip capelli. Tu inventa già un metodo, una pettinatura dietro carré perché perderò la ciocca a breve. Studiatela già. Ok, così. Perdere la proporzione. Sì? Prima che si interrompesse, si vede solo una mano qua che mi trucugna. La ciocca era troppo grande e si stava già parlando di di riportini praticamente. Vada, non cincischi, vada, cheat Bonolis. Prendiamo più grosso. La parte con la scritta è verso la mia capa? Sì. Ah, molto bene. Vedi che ha questa pelle? Un pip, nel senso che ci facciamo le pippe. E l'altro? Ah, vada. Lo fa, eh? Sì, sì, no, un attimo, eh. Oddio, non lo fa! Bello. Bello, bello, bello. Ma ha detto Ray Charles che gli piace un sacco. Bello. Cioè, tutto molto, molto, molto bello. Poi, se voi fate così, vi dà quell'effetto proprio appena svegliati, che bello. Piace tantissimo a tutti, non so se... L'ho spento io. L'ha spento lei. Ecco perché non ho fatto più due fischi. Due fischi? Due fiaschi, va. E due fiaschi. Fiasco rossi. Ancora basso. Ora è basso. Cioè, quando voi pensate che il prodotto faccia schifo, in realtà siamo noi che non lo sappiamo usare. È molto bello, che male. Ciao, codina. C'è una codina qua sotto. Guarda così, ti appoggi. È comodo. Poi ti appoggi il gomito alla sedia. Dov'è? Bello questo. Ah, che ne pensi? Non è male. Secondo me su un capello veramente mosso viene meglio perché lo stira e lo muove invece di dover fare... Quindi è consigliato di capelli mossi, io che ce l'ho praticamente a cast de can, sì. Fa un po' un cast de can. Invece di fare la stiratura prima di stirare. Ma se lo sapevo, non mettevi i peli della scella, provavamo lì, cioè. Bello. Sì, dai, oh! Poi io ce l'ho anche tanto lunghi, quindi magari fanno peso. Ho provato su di lei che ce l'ha tipo qui. E il cazzillo fa più. Vero? Mm-hmm. Poi magari metterò una foto del cazzillo qua, forse, se gli faccio la foto al cazzillo della testa. Un bip. Un bip. Aspettiamo il tuo bip. Vabbè, comunque diciamo che l'off approved, ma se volete anche no, cioè. Se avete bisogno da parrucchiera, sì. Quando è caldo, io lo raffredderei così. Avete capito? Pugnazzo! Certo, così lo raffreddi, perché la cosa che ferma di più il mosso. Vediamo. Oh,
Però non è malissimo, no, cioè rimane leggermente, sì, dai, molto naturale. In realtà questi infatti non sono ricci, sono boccoli, curler è curva, sì, però ora se vogliamo parlare di pubblicità ingannevole, questa merda di donna ha tipo in testa dei boccoli così, cioè non trovi che sia ingannevole, che non verrà mai nella vita, sì, tutto ciò, no. Ecco, allora accedi. Sì, sono possiamo raffreddare, dov'è? Parma. Mi avvicinavo alla tua sacramaino. Nel dubbio lei è molto lei tipo così, povera Crista, per provare questo bellissimo prodotto. Ormai si può fare anche solo le punte. Si può fare anche solo le punte, si piace. Cioè si mette un po' più in basso e si arrotola l'aria, cosa bellissima. No. Perché? No. Tip. Mio Dio, ogni tanto ne muore uno. No, qui. È quando rimane una ciocchetta di fuori che non la prende, vedi? Ho capito, ma non c'è da preoccuparsi. Ma che cazzo? Ciao, dottor House, per questi suoni molto piacevoli. Sì, dai, guardate che bel look, a cast the can. Il nome di quest'uomo, di questa conciatura? La chiamerai la Madonna rifatta. La cantante, intendiamo, eh. No, che poi magari uno pensa male. No. Guardate che figa, sì, la dai. Il tozzetto di ricrescita c'ha il suo perché. Allora, quando fa il bip lungo. Quando fa il bip lungo? È perché qualche ciuffetto non lo prende. Ora, se lei mi presta la testa dal retro, così non si vede, e mi mette la testa qua, vi faccio vedere una ciocchettina piccola. No, mi fido. No, non ti riprenderei mai, lo sai, io sono per la privacy. Sì, si pia. Se tu ti metti di schiena. Non ti giuro, non ti riprendono, giuro, fidati. No, dai, che sono a privacy. Solo per farvi vedere la testa, voi vedrete una testa rossa, ok? Quindi, se le farò un buco, voi siete d'accordo con me, non dite niente, tanto non si accorge sul retro, che cazzo ce ne frega. Prendiamo questa ciocchetta. Perché ti sento ansimare come se avessi tanta paura? Non ti fidi di me? Alopecia. Alopecia tra 3, 2, 1. Un bip. E due bip. E guardate quanto è brutta. Ma non tu, la ciocca. Anche di schiena, penso. Sulla fiducia. È brutta sulla fiducia, che è? Sulla fiducia, vai. Riproviamo. Ah, perché a te sembra più calore. Ma poi riesco a posare la testa sul cuscino? No. Sì, certo che riesci, non avrai i capelli dietro, ovvio che ci riesci. Guardate un po', avvicinati, vai più indietro. Guardate un po'. Vedete che sul capello corto fa più cazzillo. E nel mentre qua ho uno stronzo circonciso, stavo dicendo cilindrico. Cos'è? È il più bello di tutto, il più bello di tutti da giocarci, però. Come hai fatto a riprodurlo? L'ho fatto verso l'alto. Verso l'alto, se volete questi turbini di stronzi potete farlo verso l'alto. Altra cosa importante, non sotto i 230 perché sennò non viene un cazzo. E cos'era l'altra cosa che abbiamo scoperto? Che quando suona che fa B perché rimane un ciuffetto fuori. Ah, quando fa P che sembra che sia morto qualcuno è perché c'è il ciuffetto, esatto, fuori che fa così. E altra cosa. Fate la passata doppia, cioè va di poi lo rimettete nella stessa ciocca, lo rimettete dentro, lo ripassate che viene un po' più cazzillato, tipo questi, viene un po' più bocco. Lasciarlo dentro. Birba. Dicevo, il trucco che abbiamo scoperto è lasciarlo dentro perché sennò si smoscia. Noto lievemente ambiguità, però. Mi raccomando, lasciatelo sempre dentro finché non sentite odore di bruciato, poi lo sfilate.
Oh, bisogna dire la verità, cioè siete dei ladri di merda, ecco. E altra cosa, secondo me, di questa marca qui, la spazzola che è liscia è molto meglio. Quella è veramente faica, questo. Questo è tutto, ciao da Ruffina e dalla Mari che è qui. Ciao. allunga la mano. Io praticamente...